Inserire 300 giovani net pugliesi in percorsi di formazione professionale. L'obiettivo di Reskill to Work, il progetto di cui il Consorzio Meridia di Bari è capofila, presentato durante il convegno Digitale Leva per il futuro della Puglia al Politecnico del Capoluogo. Durante l'incontro è stata presentata l'intera iniziativa destinata a circa 300 net, cioè quei giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano percorsi di formazione, per offrire corsi gratuiti nel settore del digital marketing, della UX design e della sicurezza informatica. Ad erogare la formazione è stata la Talent Garden Innovation School, mentre a certificare le competenze acquisite sarà l'Ateneo Barese a giugno prossimo. Al momento Reskill to Work ha coinvolto 250 ragazzi già pronti per essere collocati sul mercato e 80 aziende. E questo per loro è stato un modo per arricchirsi, per poter potenziare le proprie capacità e anche poter esplorare nuove modalità per affacciarsi sul mercato del lavoro, potenziate da appunto esperienze pregresse in quanto NEET. Oggi ne abbiamo 250 circa di ragazzi già pronti per essere collocati sul mercato, diversi di questi sono già stati matchati, come possiamo dire, infatti in incrocio domanda offerta con aziende del territorio. E questo viene fatto attraverso dei corsi mirati verticali in grado di assicurare a giovani la possibilità di acquisire un know-how importante in domini strategici per il territorio, ma anche per il paese.